Eccoci con Roberta Rossetto, titolare dell'antica osteria Mingot a Pordenone. Siamo nella terrazza di questo storico locale cittadino che ieri è stato, suo malgrado, teatro di una piazzata, chiamiamola così, del famoso, tra virgolette, generale Antonio Pappalardo, negazionista, che chiedeva, mi pare di capire, un posto per mangiare ma senza indossare la mascherina, senza rispettare le regole. Roberta, com'è andata? Allora, il generale Pappalardo era così famoso che nessuno di noi lo conosceva e nessuno di noi l'aveva riconosciuto, per cui neanche tra i clienti. E aveva prenotato da giorni, uno dei suoi commensali, diciamo, aveva prenotato per pranzare ieri qui da noi. E ovviamente non presentandosi, ieri sono arrivati il seguito di 5-6 persone che aveva dietro e si sono presentati senza mascherina, sono stati invitati più e più volte ad indossarla, a rispettare le regole come tutti i clienti, e invece la cosa è andata storta perché hanno iniziato, soprattutto il generale Pappalardo, a inveire contro di noi, contro anche i clienti, insultandoli come definendoli dei pecoroni che si adeguano alle regole, insomma. E niente, è durato il tutto 5 minuti, è durato poco perché se ne sono andati augurandoci di chiudere, dicendo che noi pecoroni meritiamo di stare chiusi come locale. Ecco. Direi che questa cosa si commenta da sola. Per concludere, sì. Morale della favola? La morale della favola è che quale regole si rispettano, chiunque tu sia, chiunque ci porti a mangiare qua, quindi. E chi non le vuole rispettare? La mascherina, lavarsi le mani, se no non ne usciamo più. Infatti, e chi non vuole rispettarle, liberissimo di farlo, liberissimo però di farlo fuori da qua, ecco, a casa qua sua, non c'è, diciamo. Posto. Esatto.